In questo caso il vostro silenzio, come fa il rumore? Come il tuo silenzio, suor Anna Rita? Il silenzio in una città come Manila sembra un po' un contrasto. E credo che per me, per noi e per tutti, lo spazio del silenzio è quello che ci permette di cercare. Il silenzio esteriore non è, quando parliamo di silenzio, per noi, come diceva prima, è vero, è importante il silenzio perché vogliamo vivere una vita contemplativa nel rumore della città. Allora non è tanto il silenzio esterno, qua il silenzio interno che ci permette di ascoltare, di capire, di cercare, di ascoltare quello che le persone con cui viviamo, con cui condividiamo tanti interrogativi, tanta ricerca, che vogliono dire non solo con le parole ma con il loro modo di essere, con il loro pianto, a volte con le loro attese. E anche il silenzio che ci permette di andare un po' più in profondità e scoprire quello che Dio ci dice attraverso di loro. È vero, il bucato, l'esperienza di fare il bucato è un'esperienza che forse colpisce, io l'ho detto raccontando un po' della mia storia qua a Manila, può essere una cosa molto banale, ma in effetti il lavoro semplice diventa un modo per entrare in relazione con le persone e per poter dire coi fatti più che parole che ognuno vale per quello che è, non per quello che fa. Una donna si è accorta di te mentre eri in ginocchio con lei, ha visto che non eri filippina, e che cosa ti ha detto quella donna? Ah, la nostra vicina è stata la sua consolazione più grande, perché ha detto: ma sorella, se fai questo vuol dire che sei proprio come noi, che hai bisogno anche tu di guadagnarti da vivere, e allora ti porto con me, ti trovo un lavoro e poi lo facciamo insieme, poi dividiamo quel che guadagniamo. E una donna che era una delle più poveracce del quartiere. Il fatto che lei si è sentita così contenta che finalmente c'era una bianca, una suora, una che lei considerava più importante o più di lei, che faceva la stessa cosa, lei si sentiva che valeva anche lei. E in fondo è il messaggio per noi, per il fatto che noi non facciamo grandi cose tra la gente, viviamo tra loro e cercando di vivere il più possibile con loro, per dire che contano, per dire che agli occhi di Dio anche loro sono importanti, perché in fondo il messaggio più importante che vogliamo dare è ridare ad ognuno la dignità più profonda, la dignità di persona che non è in quel che si fa, ma in quel che si è. Credo che per me il tesoro più grande in questa vita con la gente semplice, che in fondo si assomiglia in tante parti del mondo, è lo scoprire il tesoro di umanità che sta nel cuore della gente più semplice, che non copre con tante parole, con tante frasi fatte o con tante cose. È il fatto di condividere la fatica di tutti i giorni, che può essere zappare, di là può essere fare il bucato, può essere lavare i piatti in una pizzeria, quello che la gente semplice fa, però tutto diventa un mezzo per incontrare l'altro là dove è, allo stesso livello, per scoprire la ricchezza dell'umanità. Credo che questo aspetto, questo discorso che si sta facendo sul silenzio, in fondo mette in evidenza la ricchezza di umanità che sta dovunque per tutti e che nel silenzio si ritrova in qualunque persona.